Gentili telespettatori, buona giornata, benvenuti a questo video di Tele Italia. Si è sollevato un polverone, una bufera sulla pizzeria Falcone e Borsellino in Germania. Voi sapete che gli italiani all'estero spesso aprono il ristorante italiano, anche se non hanno mai cucinato neanche un uovo, ma aprono il ristorante italiano, no? E agli occhi di quelli che vivono lì, dice, guarda, c'è lì un grande chef italiano. In realtà no, è un modo per fare dei soldi per degli italiani all'estero. Ecco, naturalmente molti ristoranti e pizzerie italiane all'estero si chiamano il padrino, pizzeria, ristorante, il padrino. Beh, naturalmente la pizzeria, ristorante, il padrino non è per inneggiare al padrino. Naturalmente dentro queste pizzerie e ristoranti c'è la classica ambientazione italiana, c'è la foto di Roma, del Colosseo, la foto dell'Italia con la cartina dei monumenti, si fanno sentire musica italiana, è una sorta di marketing, naturalmente, di famoso al mondo italiano. Oltre alla cultura, la pizza, le opere d'arte che ci sono, la moda, le bellezze naturali, c'è anche il famosissimo film Il Padrino. E quindi questo viene utilizzato non perché chi apre la pizzeria Il Padrino sia un criminale affiliato a Cosa Nostra, Cosa Nostra, ma è perché è una sorta di è un qualcosa per attirare la clientela. Voi direte di dubbio gusto, probabilmente di dubbio gusto, però questo serve per attirare clienti, non perché siano dei mafiosi quelli che aprono le pizzerie. In questo caso, la pizzeria Falcone Borsellino in Germania, io credo personalmente che non aveva nessun intento diffamatorio, nessun. Niente, era solo, al posto che chiamare la pizzeria il padrino, qui c'è qualcuno che chiama la pizzeria come i due giudici eroi Falcone e Borsellino. Quindi se uno la vuole vedere male, sta utilizzando il nome di due magistrati uccisi dalla mafia per fare soldi. Però se la volete guardare sotto un aspetto positivo, chiamare la pizzeria Falcone e Borsellino in Germania probabilmente era un elogio, era un qualcosa che portava comunque in alto il nome di Falcone e Borsellino, di questi due giudici. Non credo che questo era un qualcosa di diffamatorio, anzi, soprattutto perché Falcone e Borsellino in Germania non li conosce nessuno, non sono conosciuti come in Italia. E quindi l'intento del ristoratore italiano facendo la pizzeria Falcone Borsellino, nessuno sapeva probabilmente, ah, c'è un ristorante italiano che si chiama come Falcone Borsellino, no? Dice perché, no? E naturalmente lì rimane solo nella testa del proprietario che ha voluto dedicare, credo, la pizzeria a questi due eroi italiani. Però i parenti non hanno visto la stessa cosa. In Europa, dice, non si dimostrano ragionevoli nemmeno su un tema importante come la lotta alla mafia. Mi auguro che la Germania possa intervenire per tutelare i nomi di Falcone e Borsellino dopo la sentenza mortificante di un tribunale tedesco che sminuisce la lotta alla criminalità organizzata e permette che ai magistrati eroi venga intitolata una pizzeria per motivi puramente pubblicitari. Noi non dimentichiamo, lo dice il leader della Lega Matteo Salvini dopo la decisione dei giudici di respingere il ricorso presentato da Maria Falcone che chiedeva di inibire al proprietario del locale, Konstantin Ulbricht, di utilizzare il nome Falcone nell'intestazione della pizzeria. E qui poi si vede che probabilmente questa persona dal nome non sembrerebbe italiana, ma potrebbe essere figlia o figlio di italiani. Quindi non sappiamo, un discendente, o comunque non ha voluto utilizzare il nome, non ha chiamato la pizzeria
Totò Riina, la chiamata come due eroi. Quindi, però, naturalmente, come vi dicevo prima, questo serve per pubblicità commerciale, per incassare soldi, no? Nel locale di Francoforte sul Meno, intitolato ai due magistrati uccisi dalla mafia nel 1992, accanto alla celebre foto di Tony Gentile che li ritrae insieme, il gestore ha messo l'immagine di Don Vito Corleone, interpretato da Marlon Brando nel film Il Padrino, e tutto intorno buchi a simboleggiare fori di proiettile. Vabbè, insomma, una rappresentazione di bene e male insieme tra piatti di pasta, pizze e birra. Bene, beh, non sapevo io che ci fossero i simulati buchi di proiettile e poi la foto di Don Vito Corleone nel film Il Padrino, interpretata da Marlon Brando. Diciamo che qui diventa adesso poi di cattivo gusto. Una violazione della memoria, secondo la sorella del magistrato, non riconosciuta però nella sentenza in cui i magistrati scrivono: sono passati quasi 30 anni dalla morte di Falcone e il tema della lotta alla mafia non è più così sentito tra i cittadini. Inoltre, dice la sentenza, il giudice ha operato principalmente in Italia e in Germania è noto solo a una cerchia ristretta di addetti ai lavori e non alla gente comune che frequenta la pizzeria. A nulla sono valsi i documenti prodotti dalla Fondazione Falcone e dalla sorella del magistrato assassinato, a riprova della fama internazionale, in particolare della notorietà in Germania del magistrato palermitano. Beh, sì, possiamo dire che probabilmente, come vi dicevo, dopo tutto il mio preambolo, il fatto che ci siano poi simulati i fori di proiettile sul muro della pizzeria e poi la foto del padrino televisivo, è tutta una questione, come vi dicevo, di marketing pubblicitario per attirare più clienti. E beh, in Germania hanno deciso che non si può togliere il nome alla pizzeria perché lì non lo conoscono nessuno, quindi non c'è, diciamo che il nome Falcone Borsellino non è tutelato da un copyright, non è un nome registrato. È come se noi chiamiamo una pizzeria Kennedy, pizzeria americana Kennedy, cioè, gli Stati Uniti dicono: ma Kennedy è stato assassinato, rimuovete subito quella scritta che serve solo per far pubblicità. Insomma, è abbastanza opinabile questa diatriba. Io vi ho dato la mia visione sul fatto. Io vi ringrazio per avermi ascoltato, vi invito ad iscrivervi al canale, l'iscrizione è gratuita, siamo anche in Facebook, in Instagram e nell'altro canale di YouTube, Tele Italia, seconda rete. Grazie e buon proseguimento di giornata. Arrivederci.